Il Genoa rovina la festa di Natale alla Juventus, che sotto l'albero non troverà il primato in classifica. Lippi non recupera Conte e schiera dall'inizio Tacchinardi nel ruolo di libero con Marocchi a centrocampo. Marchioro teme le punte bianconere e lascia Maniconi in panchina per Signorini, che guida la difesa ligure con Torrente, Galante e Caricola in marcatura su Vialli, Ravanelli e Del Piero. Nella ripresa la Juventus sfiora il gol in più occasioni. Del Piero colpisce il palo. Poi è Micillo ad esibirsi sul colpo di testa di Ravanelli. Al 29esimo l'arbitro estrae il cartellino rosso per questo intervento di Bortolazzi su Paolo Sousa. Il Genoa sbanda ed un minuto dopo è Ravanelli a portare in vantaggio i bianconeri su centro di Tacchinardi. I liguri in 10 ci credono ancora, scende sulla fascia destra il solito Ruotolo e crossa. Il colpo di testa di Galante farà discutere per giorni. Per Rodomonti è il gol del pareggio, per i bianconeri Paolo Sousa rinviato regolarmente. Negli spogliatoi Franco Costa stuzzica le parti in causa. Ha superato la linea sicuramente. Anche a Foggia non ha superato la linea.